Gentili telespettatori, ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione su Video 33. Il giorno dopo la sentenza del TAR si respira aria di grande soddisfazione alla clinica Bonvicini di Bolzano, dove potranno riprendere i lavori di ampliamento della struttura sospesi oltre 2 anni fa dai giudici amministrativi dopo il ricorso di alcuni vicini. Un progetto, quello dell'ampliamento della clinica Bonvicini di Bolzano, nato quasi 7 anni fa. Subito il risultato sgradito ai residenti della zona, che avviarono una vertenza legale di tipo urbanistico, a fronte della quale la proprietà della struttura sanitaria cambiò a più riprese i propri piani, proprio per cercare di venire incontro a chi si lamentava. Non bastò e si finì innanzi al TAR, che nel novembre del 2013 decise il blocco dei lavori. Un colpo pesante per la direzione della clinica, che senza l'ampliamento rischiava concretamente di vedersi cancellata la convenzione con l'azienda sanitaria. 24 mesi dopo, e con un blocco delle opere costato moltissimi soldi, il TAR ha respinto tutti e tre i ricorsi dei residenti e dato il via libera ai lavori. La soddisfazione è evidente in casa Bonvicini, dove si pensa già soprattutto a far ripartire il cantiere. Sì, siamo molto sereni, affrontiamo questo nuovo momento con una grande gioia perché il TAR finalmente ci ha dato ragione, ha respinto tutte le istanze dei vicini e quindi possiamo riprendere i lavori fin da gennaio. Non ci saranno spese maggiori per quanto riguarda il servizio sanitario pubblico e quindi crediamo di aver fatto la nostra parte nei confronti della cittadinanza e nei confronti di quello che siamo chiamati a fare per la popolazione di Bolzano. Come detto, però, i disagi patiti dalla proprietà della clinica a causa del blocco dei lavori sono stati molto pesanti. Ma un grosso stress nostro, dei nostri collaboratori che hanno dovuto operare in questi 2 anni con dei disagi. Basti pensare che noi abbiamo dovuto interrompere i lavori dopo aver spostato il servizio cucina che avevamo proprio qui in casa di cura e operato con un catering, una cosa che è costata, che forse non ha fornito la qualità che ci aspettavamo, però siamo riusciti comunque a fornire un servizio dignitoso, però tanti disagi sono subentrati in questi 2 anni. Finalmente adesso possiamo pensare di operare, avere ancora dei disagi, ma vedere la fine del tunnel, insomma. La cronaca, tre albanesi di età compresa tra i 21 e i 25 anni sono stati fermati dai carabinieri nell'ambito di indagini su alcuni furti in appartamento verificatisi negli ultimi giorni a Merano e Alana. I militi ne hanno perquisito l'alloggio a Cermes, così come un piccolo magazzino attiguo, all'interno del quale è stato trovato un sacchetto contenente un centinaio di monili provento di circa una decina di furti. In particolare si tratta di orologi di marca, collane d'oro, gioielli e diamanti, alcuni dei quali rubati in un elegante condominio di Via Maia a Merano ed altri in un'abitazione di Via Staffler a Lana. I tre sono stati rinchiusi nel carcere di Bolzano. A metà tra politica e economia ci sono importanti novità per quanto riguarda le imprese altoatesine nell'accordo finanziario tra Roma e Bolzano, che sta per essere ratificato con qualche modifica rispetto al piano originario dal Parlamento. L'ultima in ordine di tempo riguarda l'IMI e l'ha annunciata questa mattina il presidente della giunta provinciale Arno Kompatscher. Prosegue a Roma l'iter della legge di stabilità, al quale guarda con attenzione la provincia di Bolzano per verificare che i contenuti del cosiddetto patto di garanzia
vengano effettivamente inseriti nella legge di bilancio. Ci sono importanti novità delle ultime ore che riguardano il mondo imprenditoriale altoatesino, con un emendamento governativo in tema di IMI che verrà approvato dal Parlamento. Ad annunciarle stamani il presidente della provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. Siamo riusciti ieri a far inserire anche la possibilità della detrazione dell'IMI anche da parte delle nostre imprese. Questo non era previsto nel passato. Adesso sarà possibile, cioè a partire dal 2015 in poi, anche per le imprese locali. Potranno detrarre il 20% dell'IMI che pagano ai comuni nella dichiarazione dei redditi o degli utili che stanno facendo, e questo alla fine comporterà una riduzione della spesa IMI nella materia del 6-7%. Cambiamo argomento, torna in veste rinnovata la rassegna florovivaistica Meran Flora, che verrà riproposta nell'aprile prossimo con il nome di Primavera Meranese. Il progetto è stato presentato questa mattina nella sede della giardineria comunale di via Innerhofer a Merano, alla presenza del vice sindaco Giorgio Balzarini e degli assessori Stromer e Fröccher. L'idea è quella di realizzare diversi percorsi a tema che si snoderanno collegati tra loro attraverso passeggiate, viali e parchi pubblici, ma anche nei giardini privati. Mese record l'ottobre scorso per le obliterazioni registrate sulle tratte ferroviarie locali. In Alto Adige è stata toccata quota 932.000, il numero più alto mai registrato in un mese in provincia di Bolzano. Si tratta di una conferma dopo che già negli ultimi anni l'ampliamento dei collegamenti ferroviari ha comportato un notevole incremento dei viaggiatori. Nel 2014 si è registrato un più 7% rispetto al 2013. E voltiamo pagina. È entrato in vigore nei giorni scorsi l'obbligo del cosiddetto bugiardino delle allergie nei menù dei ristoranti, i cui gestori lamentano un ulteriore aggravio della burocrazia, mentre chi soffre di allergie o intolleranze alimentari rivendica il diritto di non correre rischi. Una novità importante che cambia in parte la vita dei consumatori, soprattutto quella dei soggetti allergici a determinate tipologie di alimenti, che costituiscono circa il 2% della popolazione adulta in Italia. Pochi si dirà, ma il loro diritto alla salute e a non correre rischi quando vanno al ristorante è sacrosanto, anche perché con le allergie o le intolleranze alimentari non si scherza. Mangiare prodotti ai quali si è allergici può portare a reazioni pesanti da sopportare, se non addirittura molto gravi. Sandra Bonella, 22 anni, è di Caldaro, dal 2007 soffre di celiachia e una volta in pizzeria il cameriere non le disse tutto sugli ingredienti. Sì, mi è successo una volta che ho mangiato una cosa sbagliata in un ristorante e lì avevo i crampi forti nello stomaco e sono stata malissima. Ma torniamo al regolamento che vale per tutti gli alimenti, compresi quelli sfusi. Dovrà essere obbligatoriamente indicata la presenza di allergeni tra gli ingredienti, inclusi quelli derivati dalla sostanza allergenica. L'obbligo vale per tutti gli operatori del settore alimentare e si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale. In sostanza, parlando dei ristoranti, devono obbligatoriamente indicare nei menu la presenza di sostanze allergeniche. Poi devi essere molto più preparato, devi essere molto più attento a cosa servi, cosa non servi, cosa scrivi sui menu e cosa non scrivi sui menu. Sarà veramente un lavoro in più e un po' più difficile. Le associazioni degli esercenti, temendo aggravi del lavoro, hanno tentato di bloccare l'entrata in vigore della legge, non raccontando però che la normativa prevede la citazione di sole 14 sostanze allergeniche e che in realtà è un obbligo che vige già da 8 anni. Ora la segnalazione rispetto al passato dovrà essere solo più evidente. Tutto qui. Parliamo di lavori pubblici. Inizieranno nel 2015 i lavori per la realizzazione dell'uscita dalla circonvallazione sud di Brunico, affidati a un consorzio di imprese altoatesine. Se ne è discusso durante l'incontro di fine anno tra la giunta comunale brunicense e i media. Il tempo di costruzione viene stimato in un anno e mezzo. Per un altro progetto di grande portata, ovvero l'impianto per sport su ghiaccio, che sarà realizzato a sud del campo di calcio in zona scolastica, la giunta provinciale, come noto, nel mese di settembre ha garantito la sua parte del finanziamento. Anche il comune di Brunico ha già previsto la maggior parte del finanziamento. Una decisione definitiva per quanto riguarda il progetto è attesa all'inizio del prossimo anno.
Speciale proiezione in prima ieri sera al Cineplex di Bolzano per il film Honig im Kopf del regista, attore, sceneggiatore e produttore tedesco Til Schweiger, famoso tra il pubblico italiano soprattutto per la sua interpretazione nel film Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Per il pubblico di madrelingua tedesca è un evento da non perdere. Ieri sera al Cineplex di Bolzano e sono state numerose le persone, soprattutto i giovani, che hanno atteso per lungo tempo l'arrivo di Til Schweiger, una star del cinema internazionale noto anche al pubblico italiano, in particolare per alcune brillanti interpretazioni, tra di esse quella nel film di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria. Tante anche le autorità che non hanno voluto mancare alla proiezione in prima assoluta di Honig in Kopf, girato anche in Alto Adige e più nello specifico a Castel Presule, nella zona delle Tre Cime di Lavaredo e ancora alla stazione ferroviaria di Bolzano e al Lago di Landro. L'attesa, si diceva, lunga, è terminata con l'arrivo della star Til Schweiger, che non si è negato ai fans ma anche agli amici, perché il 51enne attore tedesco ne ha parecchi in Alto Adige, luogo che frequenta spesso per i suoi periodi di pausa. Le ferie in Alta Pusteria sono per lui ormai una tradizione. Tra gli amici più cari, Selina von Manstein, della nota famiglia di imprenditori altoatesina, proprietaria del marchio Forst. Il primo incontro tra Selina von Manstein e Til Schweiger risale al 2009 durante un servizio fotografico curato dalla stessa Selina von Manstein per la storia di copertina Uomo dell'anno del magazine GQ. Entrambi da molti anni sono impegnati in progetti di beneficenza e hanno colto l'occasione del loro incontro durante le riprese del film Honig in Kopf per dare vita a una nuova iniziativa comune legata a un'asta di beneficenza in programma presso la foresta natalizia alla Forst di Lagundo. Rapido flash di cronaca, incidente stradale stamani verso le 10:30 alla rotonda tra Via Volta e Via Galvani in zona industriale a Bolzano. Una donna che pedalava in sella la sua bici elettrica è stata centrata in pieno da un'auto. La ciclista ha riportato lesioni non gravi ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di San Maurizio. E a questo punto ci fermiamo per qualche istante, una breve pausa pubblicitaria, tra poco la pagina dello sport con il pattinaggio artistico in primo piano. Ogni anno 160.000 bambini nascono senza sorriso, rischiano di morire perché non riescono a nutrirsi e sono soggetti a gravi infezioni. Sono spesso emarginati o peggio, abbandonati al loro destino. Le missioni di Emergenza Sorrisi permettono a migliaia di bambini di sopravvivere e crescere normalmente. Invia un SMS o chiama il 45502. Con solo 2 euro cambierai il loro futuro. Aiutaci a fermare questa emergenza. Dona anche tu un sorriso. Nel panificio a conduzione familiare Trenker si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità, con materie prime sane e genuine, farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Trenker. Da 60 anni Trenker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità, con un servizio impeccabile. 7 filiali in Val Pusteria, 6 a Bolzano e 2 a Lienz. E per ordinare dolci e pane fresco, chiamate il numero 0474 972 112. Attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato dalle 8 alle 11:30. Panificio Trenker. Il pane è natura. Pagina dello sport, la Federazione Sport del Ghiaccio ha deciso di costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Nazionale Antidoping per coadiuvare la difesa di Carolina Kostner, oltre che per tutelare gli interessi della stessa federazione. Lo ha annunciato il presidente della FISG, Andrea Gios, che si è detto certo dell'innocenza e della buona fede della pattinatrice gardenese, a carico della quale, come noto, sono stati chiesti 51 mesi di squalifica per presunte coperture o presunti favoreggiamenti delle pratiche
pratiche illecite dell'ex fidanzato Alex Schwarzer. Intanto Carolina Kostner ha confermato la sua presenza all'AISA Gala di Bolzano, in programma il 29 di dicembre, e proseguono le prevendite dei biglietti. È partito il conto alla rovescia dello show sul ghiaccio più amato d'Italia. Lunedì 29 dicembre alle 20 si accenderanno i riflettori sull'Ice Gala. La conferma della presenza della pluricampionessa Carolina Kostner ha fatto letteralmente impennare le vendite di biglietti. Nonostante la pesantissima richiesta di squalifica nei suoi confronti di 4 anni e 3 mesi avanzata dalla procura antidoping del CONI collegata alla vicenda del suo ex fidanzato Alex Schwarzer, la principessa del ghiaccio ci sarà ed il pubblico del Palaonda, c'è da scommettere, saprà mostrarle il grande calore. Confermato il cast di stelle che insieme a Carolina animerà la serata, ad esibirsi la ragazzina prodigio russa Elisaveta Nugumanova, 12 anni, in grado di totalizzare nella terza tappa della Coppa di Russia a Sochi 186,07 punti nella categoria juniores, un vero record. Ed ancora la giapponese Miki Handu, bronzo mondiale, unica donna al mondo ad aver eseguito un quadruplo Salchow. Grande attesa poi per i clown acrobati, molto apprezzati dai bambini ma anche dagli adulti. Per questa 15ª edizione a Bolzano ne arriveranno addirittura due. Jason Greetz, l'artista comico canadese soprannominato anche l'uomo dalle gambe di gomma, e l'ucraino Sergei Yakimenko, vero acrobata del ghiaccio. Faranno sicuramente sognare la coppia formata da Valentina Marchei e Ondrej Hotarek ed ancora quella canadese con Megan Duhamel e Eric Redford. Grande attesa poi per l'esibizione insieme a Carolina Kostner della principessa Alexandra di Hannover, figlia della principessa Carolina di Monaco, e del principe Ernesto Augusto di Hannover. Gli ingredienti per un grande spettacolo ci sono tutti. Le prevendite proseguono all'azienda del soggiorno di Piazza Walter a Bolzano, mentre il 28 e 29 dicembre presso la cassa del Palaonda saranno disponibili ancora dei biglietti per i ritardatari. Per il pubblico un'occasione per vedere all'opera i grandi campioni del pattinaggio artistico, ma anche di sostenere Carolina in questo periodo non certo facile della sua vita. E all'Ice Gala di Bolzano la gente ha sempre dimostrato grande affetto per la principessa di Ortisei, con memorabili standing ovation. Spettacolo comunque da non perdere, l'Ice Gala, e a questo punto siamo alle previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Sempter, saper fare, saper vivere. Le nubi basse presenti stamani in Valpusteria e in Valle Aurina si sono dissolte con il passare delle ore. In serata arriverà della nuvolosità da nord-ovest e nella notte saranno possibili deboli precipitazioni lungo la cresta di confine. Temperature massime tra 5 e 11 gradi, clima particolarmente mite alle quote medio-alte. Domani si prevede tempo soleggiato su gran parte del territorio altoatesino con fön nelle vallate settentrionali. Al primo mattino saranno possibili delle nebbie in Valpusteria. Qualche annuvolamento sarà probabile a inizio giornata e in serata lungo la cresta di confine. Temperature massime tra 4 e 12 gradi. Domenica il vento da nord garantirà tempo soleggiato, salvo annuvolamenti sui settori più settentrionali. Lunedì e martedì dominerà il sole con valori termici in risalita, soprattutto in montagna dove lo zero termico oltrepasserà nuovamente i 3000 metri. Anche per mercoledì si prevede tempo soleggiato. Non mi resta che ricordarvi l'indirizzo del nostro sito internet, lo vedete in sovraimpressione, e di segnalarvi il sito GoInfo, sul quale potete trovare notizie aggiornate online e tutto. L'informazione su Video 33 torna questa sera alle 19 con il telegiornale. Molte grazie di averci seguito e arrivederci. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.